Ballando con le stelle, la polemica sui voti di Guillermo Mariotto. Negli ultimi giorni, Ballando con le stelle è stato al centro di un acceso dibattito che coinvolge Guillermo Mariotto e i suoi giudizi sui concorrenti. Al cuore delle polemiche c'è il voto basso che Mariotto ha assegnato a Bianca Guaccero durante una delle sue esibizioni, nonostante fosse considerata una delle migliori performance della serata. Ma cosa si nasconde dietro questa apparente severità? La scintilla è scoppiata durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle 2024, quando Mariotto ha dato un 7 a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, suscitando un'ondata di critiche. Rossella Erra ha subito protestato con toni accesi, ha dato 10 a tutti e a loro un 7? Sì, stasera lui ha messo sempre 10, poi arrivano loro e dà un 7, ma vergognati. Sui social il pubblico non è stato da meno. Mariotto ha dato 10 a tutti, 100 a Barbareschi e poi ha il coraggio di rifilare un 7 a Bianca Guaccero. Alcuni ipotizzano che l'astio di Mariotto verso Guaccero abbia radici profonde. Su Bicci si legge infatti che durante il 2019 i due si scontrarono a Detto Fatto, programma condotto da Guaccero in cui Mariotto era ospite fisso. Uno degli episodi più emblematici si verificò quando lo stilista criticò pesantemente uno sketch recitato dalla conduttrice con il comico Giampaolo Gambi, definendolo un disastro. La risposta della Guaccero non si fece attendere. Mariotto, invece, lei cosa ci fa lì? Una tensione palpabile, culminata con Mariotto che, credendo di non essere in onda, sbottò. Ma lei cerca rogna. Guillermo Mariotto, giudice severo o stratega? C'è chi pensa che la rigidità di Mariotto sia una scelta strategica. Come sottolineato da alcuni utenti sui social, il suo atteggiamento potrebbe paradossalmente favorire Guaccero. Alla fine porterà Bianca a vincere Ballando con le stelle 2024. Una teoria intrigante, ma che non basta a spegnere le polemiche. Il comportamento di Guillermo Mariotto ha messo in discussione l'imparzialità del giudizio a Ballando con le stelle. Siamo di fronte a un genuino senso critico o a un rancore personale mascherato da severità? Una cosa è certa, il pubblico ormai schierato a favore di Bianca Guaccero non sembra disposto a...